In tempi antichi queste cose si coprivano, anche si coprivano a casa, quando lo zio violentava la nipotina, quando il papà violentava i figli, si coprivano perché era una vergogna molto grande. Era il modo di pensare dei secoli scorsi o del secolo scorso. Prendo l'esempio di Pennsylvania, guardate le proporzioni e vedete che quando la Chiesa ha incominciato a prendere coscienza di questo, si è messa tutta. E negli ultimi tempi io ho ricevuto tanti condanne fatte dalla dottrina della fede e ho detto avanti, avanti. Mai ho firmato dopo una condanna, una richiesta di grazia. Su questo non si negozia, non c'è negoziato.